Non ci sto proprio a credere, ve lo giuro. Raga, prima di cominciare vi lancio una nuovissima sfida. YouTube ha inserito una nuova opzione nei commenti dove io posso rispondere con delle storie di YouTube ai vostri commenti. Quindi selezionerò 10 tra di voi che hanno indovinato la domanda del giorno, hanno lasciato un like e hanno attivato la campanella. Quindi se l'avete fatto tutte e tre io posso controllare e non vi rispondo. Raga, vi farò il video risposta nelle storie di YouTube. Indovinate la domanda del giorno, che oggi è la seguente: quale tra queste tre squadre l'anno scorso non è salita in Serie A? Brescia, Lecce o Livorno? Indovinate qui sotto i commenti. Di questo nuovo video qui è Talox e oggi finalmente siamo tornati in un nuovissimo video. Come avrete letto dal titolo, oggi siamo qui per fare un esperimento molto ma molto particolare. Cosa andremo a fare? Andremo a dare budget trasferimenti pari a 1 miliardo, raga, avete capito bene, 1 miliardo, a una squadra di Serie B. Simuleremo fino a gennaio, cambieremo squadra e successivamente, ovviamente, noi non andremo a acquistare nessuno, regà. Successivamente faremo passare un altro anno e andremo a vedere chi hanno acquistato appunto questi club, questo club che abbiamo fatto diventare tra virgolette ricco. Io, raga, per raggiungere il 1 miliardo di euro, cosa ho fatto? Ho preso tutti i giocatori più forti del mondo, cioè tra cui Courtois al Chiavo Veronica, o al meglio al Chiavo Verona, è davvero imbarazzante. Ho preso tutti i migliori giocatori del mondo, raga, e li ho messi, ecco, cioè abbiamo Koulibaly bruttissimo anche lui, e li ho messi appunto al Chievo perché adesso li andremo a vendere e poi dopodiché andremo a simulare tutta quanta la nostra stagione. Come vi ho detto, guardate Isco che classe con la maglia del Chievo, raga, che classe il buon Isco. Ovviamente vi ricordo di scaricare OneFootball, trovate l'applicazione qui sotto nella descrizione, la migliore applicazione, come dice anche Neymar, per notizie di calcio, mercato e risultati calcistici, quindi andate tutti quanti a scaricarla. Vabbè, a parte questo, cosa andremo a fare? Andiamo a mettere subito in vendita tutti i giocatori, quindi adesso voi vedrete un mega timelapse. Ok raga, che gli esperimenti diabolici del Talox abbiano inizio. Via, abbiamo messo tutti quanti i giocatori sul mercato, adesso attendiamo le offerte e vediamo di accettarle, sperando che non ci portano via Ronaldo a 4,50 euro più o meno. Ok raga, la situazione è alquanto preoccupante perché nessuno vuole acquistare i nostri giocatori. Ma com'è possibile tutto ciò? Raga, non ci li comprano, ma com'è possibile questa cosa? E come non ci li comprano, non so il motivo sinceramente. Facciamo un mega skip alla prossima stagione, che adesso voi ovviamente non vedrete, e li venderemo la prossima stagione. Regà, ma già sto esperimento inizia male. Cioè, se noi passiamo tutti i giocatori e poi li vendiamo, nessuno se li vuole comprare. Vabbè, skippiamo direttamente fino a giugno. Ok raga, ci siamo, più o meno abbiamo raggiunto il budget che volevamo. Abbiamo fatto un profitto di 901 milioni di euro. Regà, siamo arrivati praticamente al miliardo. Quindi cosa faremo? Adesso siamo con la nostra rosa. Andiamo ad aspettare che ci esonerano, regà, come... come l'allenatore del Milan, quindi attendiamo il nostro esonero, che poi cambieremo squadra e andremo a vedere insomma il nostro Chiavo Veronica con chi, anzi chi acquisterà, perché sono davvero curioso di vedere come spenderà questi 900 milioni di euro e come si andrà a classificare il prossimo anno. Quindi ci sono molti malumori all'interno della rosa, attendiamo il nostro esonero, let's go, dai, esonerateci. Mamma mia quanto tempo ci mettono. Ok, ci hanno finalmente esonerato, siamo spiacenti di informarla che la dirigenza ha deciso di sollevarla dal suo incarico di tecnico della squadra, grazie mille, gentilissimi. Ok, vabbè, ce ne possiamo pure andare, perfetto, contratto terminato. A Livorno, regà, tra parentesi, che l'abbiamo chiamato prima. Ok, adesso andiamocene a Livorno tranquillamente e adesso andremo a simulare la prossima stagione per vedere chi ha acquistato il nostro Chiavo Veronica. Secondo me, regà, non acquisterà nessuno. Ho attivo questo presentimento, quindi non perdiamo tempo, andiamo a skippare subito fino a giugno e vedremo già insomma i primi upgrade della squadra, perché a gennaio ci sarà il mercato e comunque sia questi 900 milioni dovranno essere investiti in qualche modo, io credo. Quindi attendiamo la simulazione e poi vediamo un po' chi acquisterà nella prossima stagione e in quella dopo ancora. Ok raga, facciamo un primo sondaggio rapido, vediamo dopo mezza stagione chi è andato ad acquistare il nostro, vabbè, Insigne che era rimasto, me lo ricordo, non c'entra niente. Vediamo invece di qua magari i centrocampisti, raga, non hanno acquistato nessuno con 800 milioni questi. Non hanno acquistato nessuno, raga. Zero.
Pazzesco. Facciamo una cosa, simuliamo un'altra stagione che direi che è meglio. Raga, prima di proseguire col video vi rubo un minuto per dirvi che questo video è stato gentilmente offerto da BetMatch, un sito di schedine online regalato da tutti quanti. Potrete andare a fare, ovviamente, se maggiorenni, se non siete maggiorenni non lo fate. Cosa potete fare? È semplicissimo, basta registrarsi, potete scommettere su tutto, raga. Qualsiasi tipo di partita, mi raccomando, quindi Serie A, Premier League, Champions League, c'è davvero tutto. E inoltre c'è anche quella sugli eSports addirittura. Possiamo giocarci le partite, per esempio Copenhagen, Flames contro Gamer Legion. Noi possiamo andare a scommettere su questi match. Ovviamente trovate tutti i link nella descrizione. Io mi sono già iscritto, ho fatto già la mia prima schedina, in particolar modo quella della Serie A della prossima settimana, quindi non di questa, già me la sono preparata. Anche i prelievi sono facilissimi per prelevare. Trovate vari tipi di prelievi, raga, potete prelevare con Bitcoin, Ethereum, davvero davvero tutto tutto sicuro, perché questa è una piattaforma che si basa sul blockchain. Quindi mi raccomando, fateci un salto, vi lascio il link qui sotto nella descrizione, andate tutti quanti sul sito, se siete maggiorenni ve lo ricordo, a scommettere e inviatemi le vostre schedine. Mi raccomando, anzi fatemi sapere qui sotto in un commento voi che schedina avete giocato, quindi andate a giocare la schedina dopo il video. Ok raga, prova del 9 definitiva. Perché se neanche qui hanno acquistato nessuno, FIFA, raga, è proprio un gioco rotto, senza una logica. Allora ricordiamo che il Chievo aveva un budget di 848 milioni di euro, una cosa del genere, raga. Andiamo a vedere i nuovi acquisti, partiamo dagli attaccanti. Grubak, che non so chi sia, Insigne, che è quello che era rimasto l'altra volta, Pucciarelli e Alessandro Martella. In attacco, a settembre, dopo due stagioni che ce ne siamo andati, acquisti zero. Centrocampisti: Bertagnoli, Giaccherini, Caramoco, David Ivan, McCroyer, qua come si chiama, Nagy, Nunes, Obi, regà, Vignato, zero acquisti a centrocampo, ma io ci sto a credere. Barba, grande Federico, Davide Brivio, Cotali, Cavar, Leverbé, francese, sì, Leverbé, Olivan. Regà, non hanno acquistato completamente nessuno. Michele Firenze in porta così a random, tanto per Seculin. Regà, non hanno acquistato nessuno con 800 milioni di euro. Io rimango davvero, davvero scioccato, ve lo giuro. Non avrei mai pensato una cosa così su FIFA. Cioè, tu c'hai una squadra da 800 milioni e non gli fai acquistare nessuno. What? Cosa? Io non ci credo, raga, veramente. Non ci sto proprio a credere. Non ci sto proprio a credere, ve lo giuro. Questa cosa non è assolutamente possibile, raga. Cioè, io rimango davvero, davvero, davvero sconcertato. Cioè, raga, è impossibile. Tra poco facciamo nuovi acquisti noi, che abbiamo tutti questi pipponi qui de sta squadra, che non so che squadra è, tra parentesi. Ah, siamo al Chiavari, raga, che abbiamo una squadra scarsissima e potremmo tranquillamente competere con il Chievo, che ha 800 milioni di euro. E ripeto, 800 milioni di euro. Raga, sto FIFA è sempre un fallimentare. Oggi esperimento fallito proprio al 100%. Un'altra nuova delusione abbiamo registrato. Io, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale ancora l'avete fatto. Come sempre qui dal buon Talox è tutto. Team Talox, stick different. Bella ragazzi. Sperando in un messaggio che non arriva mai. Sono una rockstar, rockstar. A uccidermi non sarà una stronza. Il mio cuore è stato anche più del mio polso. Se provi a scaldarlo rischi che si sciolga. Pusher sul mio iPhone, pute sul mio iPod. Mamma guarda senza mani, sono una rockstar. Mamma sai che a parte te non amo nessun'altra. Non esco più di tre volte con una ragazza. Rockstar, rockstar, due tipe nel letto e le altre due di là. Gli amici selvaggi tutti dentro il team. Rockstar. Rockstar.
Hey, 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 hey.